adesso sono le 17:15 e quindi io direi che faccio l'inizio, non si parla, e si dà avvio a quest'ultimo seminario prima delle conclusioni che si terranno domani. Allora, come sapete, l'argomento di questo ultimo seminario, il seminario di oggi, è l'intelligenza artificiale. Avete già seguito probabilmente quelli precedenti, sapete che si è parlato di finanza speculativa, di guerra e di sfruttamento delle energie fossili, e che tutti questi sono stati individuati come elementi tipici di un sistema di dominio che è governato da una classe dirigente che li usa a proprio beneficio, totalmente in spregio agli effetti negativi che possono ricadere sulla collettività di oggi e del futuro. Ora, a qualcuno potrebbe sembrare strano che a questa lista come ulteriore elemento si aggiunga quello dell'intelligenza artificiale. Io penso in particolare a quelli che assumono come dogma quello della neutralità della tecnologia e che si compiacciono ancora di celebrare le umane sorti e progressive a cui l'ingegno umano ci prepara. Però se si assume questa prospettiva non lo si può fare a meno di alcune rimozioni. In particolare si rimuove un dato storico inconfutabile, credo, ovvero sia che tutti gli altri elementi che sono stati al centro dei seminari precedenti hanno potuto potenziare la propria capacità istruttiva proprio a seguito dell'intervento della tecnologia. E poi si può fare anche se si assume una prospettiva che è analoga a quella di chi, quando pensa ai fatti economici, li colloca in una dimensione metafisica, escludendo completamente di considerare invece il piano politico concreto dei rapporti di forza tra le parti sociali. Ecco, io penso che in opposizione a un atteggiamento di questo genere si deve guardare all'intelligenza artificiale, alla tecnologia in generale, con il filtro di un giudizio politico, perché è questa particolare prospettiva che permette di cogliere anche nell'oggetto tecnologico un'impronta molto spaziale, fin dall'origine della sua concezione, la neutralità, perché è innegabile che se storicamente è stato possibile che le innovazioni fossero prodotte anche, penso al settore produttivo, dai lavoratori che usavano gli strumenti e portavano delle modifiche per migliorarne le funzioni, oggi come oggi invece la tecnologia si produce in contesti che sono sotto il controllo dei grossi gruppi di interesse economico, con i loro finanziamenti o anche con i finanziamenti pubblici, che questi gruppi hanno il potere di indirizzare in certe direzioni. Basti sapere che se pensiamo alla legislazione che si fa a livello europeo, a Bruxelles, i soggetti che maggiormente investono nell'azione di lobbying sono proprio quelli delle industrie che si occupano di digitale. Questo ha delle ricadute anche sui piani nazionali. Io cito la scuola in particolare perché ci lavoro e forse già sapete che già a partire dal 2015 con la legge 105 è stata introdotta l'idea del piano nazionale per la scuola digitale, finanziato con i soldi pubblici del Ministero dell'Istruzione, e che oggi il ministro Valditara, appartenente ad un governo che, ovviamente nessuno ci crede, ma insomma di colore politico di altra natura, ha annunciato l'avvio della sperimentazione nelle scuole dell'intelligenza artificiale come strumento per la didattica. Non si contano i corsi che le varie case editrici propongono ai docenti sull'intelligenza artificiale, e devo dire che fa veramente rabbia vedere come la scuola, in virtù della capacità di presenza e di contatto che ha sul territorio e sulla sua popolazione, venga usata come canale privilegiato di diffusione e di impiego di questi strumenti del nuovo capitale, invece di promuovere quella ormai, mi dispiace dirlo, ma fantomatica formazione di una coscienza civile che dovrebbe essere invece volta alla tutela dell'interesse collettivo. La tecnologia è stata storicamente, ed è tuttora, indirizzata a governare in qualche modo la dialettica dei rapporti delle forze sociali, tendenzialmente a vantaggio di chi
beneficia di una posizione preminente. Alexa oggi mi chiede che cosa io voglio e quando io glielo dico, individua degli elementi di emotività che fanno parte della mia personalità profonda e questo la allena in realtà a farmi poi delle proposte che indirizzeranno le mie scelte che non avranno a quel punto sede in una mia libera volontà. Allora mi pare che sia assolutamente urgente proprio sul piano politico indagare in che modo l'intelligenza artificiale può condizionare l'organizzazione sociale, come entra nella vita delle persone e anche come può determinare e ridefinire il sistema dei diritti individuali e collettivi, perché anche il diritto è uno strumento molto potente per saldare le giunture in un sistema di potere. Ecco, questo seminario si prefigge dunque di diffondere delle conoscenze e delle riflessioni su un tema che è importante quanto i precedenti, però sicuramente è un tema sul quale noi siamo assolutamente invece impreparati, siamo impreparati a cogliere le implicazioni di questi strumenti, mentre invece è importante riuscire a cominciare ad individuarli e a portarli al centro anche di una riflessione, di un pensiero politico che si voglia porre in alternativa a quello di un sistema come quello attuale basato sulla solitudine competitiva e sul profitto individuale. Ecco che saranno preziosissimi dunque gli interventi della relatrice e dell'attore che sono qui presenti e che con grande generosità hanno deciso di partecipare, che noi ringraziamo tantissimo. Abbiamo Marco Schiaffino e Michela Tuozzo, Marco Schiaffino di formazione giurista, deciso poi invece di concentrarsi e di specializzarsi come giornalista proprio sulle nuove tecnologie, è autore radiofonico, interviene sulle maggiori testate di settore ed è anche conduttore radiofonico di una trasmissione che si chiama Doppio Click su Radio Popolare, mentre Michela Tuozzo è una ricercatrice in diritto costituzionale all'Università Federico Secondo di Napoli, attualmente lavora su un progetto finanziato con i fondi del PNRR che ha proprio come tema la ricerca sulla futura intelligenza artificiale, però si è occupata anche di molto altro e i temi della sua ricerca si sono concentrati sui diritti dei cittadini stranieri, sul diritto d'asilo. Ha soltanto un dottorato su questo e oltretutto è anche abilitata a esercitare la professione forense presso il CUA di Napoli. E dunque io lascio la parola alla nostra relatrice, al nostro relatore, avranno più o meno mezz'ora a testa, dopo la quale il pubblico è invitato a intervenire, anche loro possono interloquire tra di loro. Cominciamo con Marco Schiaffino. Faccio partire il timer, intanto ciao a tutte e tutti, qua in streaming. Io parto un attimo delineando l'intelligenza artificiale da un punto di vista tecnico, cerco di farlo brevemente perché è ancora un po' sfocata nell'opinione pubblica. Allora, ci sono vari tipi di intelligenze artificiali, diciamo una tradizionale, che possiamo definire in questo modo. Fornisco delle informazioni all'algoritmo, l'algoritmo adotta un modello e prende delle decisioni sulla base di quel modello, interpretando le informazioni che ha avuto. Detta così, sembra una cosa abbastanza meccanica, ed effettivamente lo è. Diciamo che è la versione più semplice dell'intelligenza artificiale. Poi arriva l'intelligenza artificiale generativa, ChatGPT per capirci, che è una roba un po' più complicata. Cioè, io utilizzo un sistema di machine learning ricorsivo, cioè prendo l'algoritmo e lo faccio lavorare a ripetizione su una mole pazzesca di dati affinché egli crea, esso crei il modello che viene definito normalmente Large Language Model, perché, o meglio, grande modello di linguaggio, perché l'obiettivo principale dell'intelligenza artificiale generativa è quella di comprendere le cose e riuscire a comunicare le cose. E qua stiamo parlando di qualcosa decisamente di innovativo. Faccio un esempio banale: l'intelligenza artificiale generativa cambia completamente l'interfaccia uomo-macchina. Fino a novembre del 2022, quando è stata pubblicata ChatGPT e successivamente a strettissimo giro commercializzata,
Per utilizzare un computer bisogna necessariamente sapere utilizzare il mouse, i vari menu, i vari comandi, addirittura un tempo le righe di comando, quando ho cominciato a usare il computer, il DOS. Adesso io posso scrivere il linguaggio naturale al computer, cioè dirgli aprimi, fammi una tabella con questi dati e fa tutto lui. Questo fino a poco tempo fa era fantascienza, cioè era un computer che vedevamo Star Trek, Alien, Terminator, ok, quella roba lì. Poi c'è, ho citato Terminator, l'intelligenza artificiale generale, quella, ve lo anticipo, non esiste ancora, non si sa se esisterà mai, perché la valutazione di che cosa sia un'intelligenza artificiale generale è molto difficile da tarare, da dire ok, l'abbiamo fatta. L'idea è il superuomo, cioè un'entità che sia in grado di ragionare, prendere decisioni, valutare i dati, come farebbe un essere umano, meglio di un essere umano, perché è più potente, più veloce, ha accesso a una quantità di dati che un singolo essere umano non potrebbe mai nemmeno tenere a mente per un millisecondo, e questo, per capirci, era l'obiettivo di OpenAI. OpenAI è la società che ha creato ChatGPT, che è nata come società non profit, con l'obiettivo di condurre l'umanità a un percorso sicuro di creazione di un'intelligenza artificiale generale. Sono perso un po' via per strada, nel senso che appena ho creato fare ChatGPT, immediatamente ho fatto una sussidiaria profit, che è valutata attualmente in 150 miliardi di dollari, cioè se lo dovessero capitalizzare in borsa domani, la valutazione sarebbe questa, poi torneremo a parlarne di questa cosa, e che ha creato uno scossone pazzesco. Perché? Perché prima si diceva che nessuna tecnologia è neutrale. Qui entriamo nel tema del potere, come l'intelligenza artificiale sposti questo potere. Facciamo una piccola premessa. Nel post-Covid c'è già stato un trasferimento di potere spaventoso al mondo della tecnologia. Perché? Va bene Zoom, va bene tutta la digitalizzazione a cui abbiamo assistito quando eravamo chiusi in casa e dovevamo fare tutto tramite internet, normalmente in maniera analogica. Ma nel mondo del business c'è stato un trasferimento pazzesco di potere verso la tecnologia. Perché? Perché la pandemia ha provocato una rottura della supply chain, cioè la filiera di produzione. Il mondo si è bloccato, si è segmentato, le aziende sono andate in crisi nera. Come è stata risolta la cosa? Con la tecnologia. E in particolare con l'intelligenza artificiale, la prima di cui parlavo. Perché quasi tutte le aziende si sono scapcollate a utilizzare sistemi di intelligenza artificiale per riuscire a gestire la produzione. Cioè, riuscire a capire dove reperire le risorse, le materie prime, come gestirle, come distribuirle. E tutto questo vuol dire ha funzionato. Ma ha innescato un meccanismo per cui la spinta alla digitalizzazione nella produzione industriale, nella fattoria di qualsiasi tipo, fornitura di servizi, è a livelli esponenziali in questo momento, e nessuno si può permettere di rimanere indietro. Questo è un refrain dell'intelligenza artificiale. Come si colloca questo potere? Allora, per farlo io parto da un'affermazione che risale al 2006, che è, l'avete sentito tutti 2000 volte, data is the new oil, cioè i dati sono il nuovo petrolio. Accennavo prima al fatto che per addestrare l'algoritmo di intelligenza artificiale servono tanti dati. Chi ha questi dati naturalmente ha una posizione di vantaggio nella creazione dell'algoritmo. Ma non solo, c'è un doppio ruolo del dato nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale poi produce dei risultati utilizzando altri dati. Quindi il fatto che sia arrivata l'intelligenza artificiale ha sostanzialmente giustificato la corsa alla raccolta di dati che tutte le imprese stavano facendo, diciamo tutti i soggetti stavano facendo, i governi,
lo Stato sono qualsiasi tipo di entità che si muova all'interno della società, e finalmente ora la si valorizza, si mette a valore davvero. Ci sono dei problemini, prima di tutto il fatto che anche questi dati non sono neutrali, si vede quando sarà un algoritmo. Il risultato della cosa dell'algoritmo dipende dai dati che gli fornisco. Io faccio sempre un esempio: una delle prime applicazioni di intelligenza artificiale l'ha fatta Amazon nel suo ufficio di risorse umane, e lo facevano per selezionare i curricula. Beh, gli hanno dato come dati quello che era stato fatto fino ad allora dall'ufficio delle risorse umane di Amazon. Qual è stato il risultato? Che l'algoritmo scartava tutte le donne automaticamente, nel senso che lui ha visto i dati, vedeva che le donne erano scartate e ha deciso che quella era la regola. Hanno dovuto intervenire manualmente per dire, mettere i cosiddetti guardrail. Questo è solo una cosa abbastanza importante nell'intelligenza artificiale. Cioè, che hanno messo una forzatura. Io non so se tutti voi avete visto Arancia Meccanica. Con l'algoritmo di intelligenza artificiale fanno qualcosa di simile con quello che avevano fatto con Alex. Cioè, siccome non posso far diventare buona una persona, non posso far diventare buono, corretto, politicamente corretto, non sessista, non razzista, nemmeno un algoritmo, gli metto dei blocchi. Cioè, quindi quando far sessista, far razzista, eccetera, viene a vomitare. Ecco, esattamente come l'Arancia Meccanica, il metodo più o meno è lo stesso. Naturalmente ci sono dei soggetti che hanno più accesso a dati, stiamo parlando di soggetti, no, stiamo parlando di Google, stiamo parlando di Meta, siamo poi su Meta, ci torno rapidamente, i vari Microsoft, ce ne sono davvero tanti, e qui stiamo già assistendo anche a qualcosa di strano. Perché? Perché questa fame di dati sta anche mettendo in discussione tutta una serie di dogmi che nel mondo del libero mercato capitalista sembravano intoccabili, per esempio il copyright. Allora, io faccio parte di quella generazione, tanto per in prescrizione, che quando facevamo i collettivi hacker degli anni 90 abbiamo fatto una lotta strenua contro il copyright, considerandolo un ostacolo alla diffusione del libero pensiero. Battaglia che è stata parzialmente vinta, mi riferisco a tutto quel periodo, la parola chiave è Napster, quando a un certo punto una rete di milioni di persone ha cominciato a scambiarsi senza chiedere permesso a nessuno del materiale protetto da copyright, e questo ha portato a cambiare completamente il mercato. Cioè, se oggi esiste Netflix e Spotify, è dovuto al fatto che nessuno riusciva ad arginare questa cosa, e quindi il mondo della produzione culturale è venuto, diciamo, quindi di consigli. Però il copyright non è mai stato messo in discussione. Ora viene messo in discussione da quegli stessi soggetti che prima lo difendevano a strada tratta. Il New York Times ha fatto causa a OpenAI e a Microsoft perché il New York Times, il materiale pubblicato dal New York Times, è la terza fonte dopo Google Patents, che nessuno sa che esiste, in realtà è un sito, un archivio gigantesco di brevetti gestito da Google, dopo Wikipedia inglese. Il New York Times è la terza fonte a livello quantitativo che è stata utilizzata per addestrare ChatGPT, senza chiedere il permesso. Ok? E dire che si appella al fair use, che è un concetto anglosassone, che prevede un uso non a scopo di lucro, poteva essere vero fino a quando OpenAI era una no profit. Adesso che sta reperendo 11 miliardi sul mercato per indebitamento e investimenti tra Apple e Nvidia, la si vede un po' più dura. Ce ne sono altre di cause in corso, ma ci sono anche una serie di forzature da parte delle big tech. Faccio un esempio, è uscita la notizia, l'analisi del codice dello spider di Google. Allora, lo spider di Google è quell'algoritmino che gira per internet, va a vedersi tutti i siti web, li registra, li analizza, ma poi non li possiamo trovare col motore di ricerca di Google. Ok, questo è lo spider. Poi esiste un'altra cosa che si chiama scraper. Allora, lo scraper invece è un altro algoritmino automatico bellissimo che va in giro, va sulle pagine web, copia tutto, se lo mette
in saccoccia e poi ci addestra l'algoritmo di intelligenza artificiale. Ora, teoricamente, ognuno di noi, ed è sempre di più, teoricamente ognuno di noi può bloccarlo lo stream. Io fino a 3 settimane fa ero direttore di una testata tecnologica, io ho fatto bloccare lo scriptor perché il lavoro dei miei giornalisti non doveva finire a fornire informazioni a un language model fatto sul lavoro loro. Che cosa succede però? Che se si blocca lo scriptor, si blocca praticamente anche lo spider, o perlomeno quello sì, e quindi il tuo sito a quel punto non viene più trovato da nessuno. Una sorta di velato ricatto, mettiamolo così. Nel momento in cui io voglio avere un sito e le persone lo possono trovare per leggerlo, se io impedisco che quelle informazioni poi vengano utilizzate senza l'autorizzazione, ho un problema. Quindi questo già fa capire come si è cambiato l'atteggiamento nei confronti del copyright, perché Google è lo stesso che su YouTube a un certo punto bloccava i video di YouTube nel momento in cui c'era per esempio una musica di sottofondo. Voi immaginate, ci fossero due persone che stavano parlando al bar, si stavano registrando, l'avevano mandato su YouTube, sotto partiva una canzone protetta da copyright, l'algoritmo di YouTube tagliava quello perché era violazione del copyright. Quando si tratta di fare streaming si comporta in maniera un po' diversa. Torno ai dati, c'è un tema poi di affidabilità dei dati. Qui provo a fare una distinzione. Nel mondo business, che è quello che ho avuto modo di conoscere meglio negli ultimi mesi, questo ragionamento ha già preso piede. Cioè, tutte le aziende stanno lavorando sulla qualità dei dati e anche loro, naturalmente, li utilizzano per farlo. Se però invece, quindi ottengono dei risultati dall'intelligenza artificiale migliori. Se noi andiamo però nel mondo nostro, cioè l'utilizzatore comune, il cittadino, qua cominciano ad avere dei problemi. Cosa intendiamo per qualità dei dati? Io faccio un esempio: se io chiedo a ChatGPT cosa sono i derivati, qual è il giudizio che si può dare ai derivati come strumento finanziario, allora se queste informazioni le va a prendere dai dati dell'Università di Berkeley, Columbia, magari la Fondazione Rosa Luxemburg, il sito di Attac Italia, mi darà una risposta. Se va a prendere la Financial Times, da Sole 24 Ore, da qualche think tank di destra, mi darà un'altra. Il problema quindi è su quali dati noi facciamo lavorare l'algoritmo. Una delle istanze dal basso che stanno nascendo è quella di poter avere un controllo sulle fonti che vanno a formare i dataset su cui viene addestrato l'algoritmo, in modo che siano affidabili. Perché, per esempio, io lo vedo molto nella tecnologia, ChatGPT non riesce a distinguere il PDF di una ricerca universitaria dalla brochure di un'azienda. E la brochure di un'azienda non è affidabile, è marketing, è pubblicità. Non possiamo pensare che le persone utilizzino l'intelligenza artificiale come una fonte di conoscenza nel momento in cui è inquinata da una serie di fonti che non sono affidabili. Le cose si complicano ulteriormente quando andiamo a vedere determinati soggetti, ad esempio Meta. Io non so se voi ci avete fatto caso, immagino che molto... Meta è l'ex Facebook, ora si chiama Meta, perché Mark Zuckerberg a un certo punto pensava che il futuro fosse il metaverso, ha sbagliato in pieno, perché il futuro di intelligenza artificiale, poi in quel momento era convinto di quella cosa, ha cambiato il nome all'azienda, l'ha chiamata Meta, però è quella che è il cappello sotto cui ci sono Facebook, WhatsApp e Instagram, in buona sostanza. Anche Meta, se è buttata nel mondo dell'intelligenza artificiale, sta sviluppando il suo modello, che si chiama LLAM, e naturalmente può farlo perché tanti dati glieli abbiamo dati noi nel corso di anni. Allora a un certo punto, e poi questa è tutta per Michela, è arrivata una comunicazione, non so quanti di voi l'abbiamo vista, dicendo: caro utente di Facebook o di Instagram, stiamo utilizzando i vostri dati per addestrare il nostro algoritmo di intelligenza artificiale. Ti puoi opporre
questo sulla base di una famosa GDPR, ti puoi opporre a questo trattamento, puoi farci una richiesta. Allora io l'ho fatta a loro, dicendo in quanto giornalista, a parte dei contenuti, sono frutto del mio lavoro, quindi sono protetti da copyright, vi diffido dall'usarlo. Ormai la risposta mi ha detto va bene, non li useremo. Passo a quello dopo, la voce dopo mi dice: e invece come vuoi che vengano trattate le informazioni subite pubblicate da altri? Panico. Non ci ho pensato. Allora, su Facebook non c'è solo quello che ho scritto io, c'è anche quello che altri hanno scritto riguardo me. E che fai? Allora, soprattutto se sei un personaggio pubblico, ma può essere un giornalista, cosa faccio? Blocco tutto, quindi scompaio dall'intelligenza artificiale, che probabilmente un giorno verrà usata come motore di ricerca anche da chi vuole cercare un mio articolo, da chi mi vuole assumere. Lascio che venga fuori qualsiasi cosa scritta da chiunque, anche cose potenzialmente diffamanti, perché Meta dà la possibilità di controllare tutto. Però provate a immaginare, che ne so, un parlamentare che deve assumere 50 persone che tutto il giorno guardano se qualcuno sta postando informazioni che poi l'algoritmo potrebbe utilizzare in maniera. Bing, che è l'algoritmo di intelligenza artificiale Microsoft, se mi conosce, e ho scritto chi è Marco Scherzino come domanda. Mi ha risposto: marinaio, patriota, partecipò alla spedizione dei Mille e si distinse nella battaglia di Calatafimi. Io ho risposto: grazie Bing, questo è Simone Scherzino. Ok, va bene. Invece lo scremato Scherzino mi dice: ah, su, dai, ragione, un giornalista che si occupa di nuove tecnologie, va bene, sapeva. Però la prima l'ha cambiata la grande, quindi qualche problemino ce l'abbiamo, una forma di controllo su quello dobbiamo averla. Anche perché questa tecnologia, volenti o nolenti, ce la abbiamo. Allora, Google sul suo Pixel 9, che è l'ultimo modello di smartphone, ha integrato Gemini per il suo algoritmo di intelligenza artificiale. Fa un mucchio di cose perfettamente utili, tipo ritoccare fotografie, eccetera. Fa delle cose più utili, che sono fare riassunto di un'email particolarmente lunga o altro, però attenzione, è a rischio allucinazioni, e tutti noi ci aiuteremo a usarlo. Apple lunedì ha annunciato che col nuovo sistema operativo ci sarà Apple Intelligence, stessa identica roba. Ora, per adesso funzionano su smartphone da 900.000 euro, però fra 5 anni ci li ritroviamo anche sul modello che abbiamo noi, che non abbiamo nessuna intenzione di accedere a un mutuo per comprare uno smartphone. Quindi queste domande ce le dobbiamo porre. C'è un altro problema, noi lo useremo come motore di ricerca molto probabilmente. Allora, adesso le allucinazioni può migliorare? Probabilmente sì, perché si raffina l'algoritmo. Qualcuno però ha già segnalato un problema. Problema che è stato chiamato, secondo me in maniera molto simpatica, sindrome della mucca pazza. Allora, qual è il tema? Che l'intelligenza artificiale si addestra a cercare informazioni su quello che è pubblicato sul web. Sempre più cose pubblicate sul web sono generate dall'intelligenza artificiale. Quindi in pratica se la suona e se la canta da sola. Tutto questo porta al restringimento degli orizzonti, cioè viene uniformata l'opinione, l'informazione sulla media del polo di virus, cioè una sicurezza sostanzialmente, tutte le voci critiche rischiano di sparire, tutte le interpretazioni delle critiche originali rischiano di sparire. Questo è un altro tema che ci si deve porre, ma attenzione, qui secondo me non è che dobbiamo chiedere a Google di porselo, ce lo dobbiamo porre noi come individui o come collettività, per capire esattamente che strumento abbiamo di fronte, che cosa può fare e cosa non può fare. Perché io non sono un neologista, l'intelligenza artificiale, sono convinto che sia utilizzata da molte cose, per esempio la ricerca medica, la ricerca scientifica,
lì si fa un salto pazzesco. Meno utile per altre cose, e qua faccio un paio di esempi di impatti possibili e potenziali, anche perché sto andando a finire il tempo. Di uno ne abbiamo già parlato proprio qui qualche anno fa, anzi 8 anni fa se non sbaglio, diciamo precursori, è l'impatto sul mondo del lavoro. L'intelligenza artificiale è la prima innovazione tecnologica che al posto di andare a colpire quelli che, scusate la banalizzazione un po' tremenda, gli strati più bassi della produzione per elevarli, cioè togliere quello che falcia il grano a mano e dare il trattore, per capirci, picchia nel mezzo, perché con l'intelligenza artificiale non ci salvo un tubo, però ci faccio le produzioni. Ci faccio anche i loghi, ci faccio le animazioni, i video, tante cose, la musica. Quindi quello diventerà un problema. Come ci gestiamo la prima innovazione tecnologica che va a colpire quello che noi consideravamo una fascia medio alta nel mondo del lavoro? Secondo problema, poi mi collego al seminario di prima, l'impatto a livello ambientale. Allora, per il momento il 90% delle funzioni di intelligenza artificiale funzionano su dei data center in remoto, si chiama cloud, la famosa nuvola. Che significa che se io chiedo qualcosa al mio computer o al mio smartphone utilizzando l'intelligenza artificiale, la richiesta va via internet e viene lavorata là, perché là ci sono dei server con dei processori particolarmente potenti che riescono a gestirsi la cosa, e viene rimandato il risultato. Il problema è che il potere computazionale è dato tanto, quello richiesto, e dobbiamo capire quando valga la pena usarlo. Perché? Perché lì c'è un consumo di energia elettrica, c'è un consumo d'acqua notevole, perché il problema dei server è che devono essere raffreddati. E di solito vengono raffreddati con l'acqua, poi c'è chi li sta facendo sottomarini, la maggior parte li fanno in Nord Europa, qualcuno stava pensando di farli sulla Luna, perché la temperatura è bassissima. Però un problema ci dobbiamo porre, c'è una stima che è circolata che per generare un'immagine con DALL-E, che è un sistema specializzato di generazione di immagine, si consumi mezzo litro d'acqua. Ora, a me l'idea che fra 2 anni ci siano in giro milioni di smartphone con gente che si fa i selfie e poi, al posto di applicare un filtro che consuma poco, invece applichi un algoritmo di intelligenza artificiale per mettersi dietro la grande di Cheope, preoccupa un attimino, perché vuol dire che facciamo fuori milioni di litri d'acqua per niente, che non è una bellissima idea. Inoltre abbiamo una serie di rischi di bolle, perché accennavo prima al fatto, sono 25, quindi so che avrei ancora 5 minuti, accennavo prima al fatto che nessuno voglia restare indietro. In realtà nessuna, quasi nessuna delle aziende che stanno investendo in intelligenza artificiale ha idea di come tirarci fuori dei soldi. Partiamo da OpenAI. Adesso sto spoilerando un articolo che dovrebbe uscire sul manifesto tra qualche giorno, però poi lo leggi, lo prendete prima o più. OpenAI, dicevo prima, 150 miliardi di dollari di potenziale capitalizzazione, ma quest'anno fiscale lo chiude con una perdita di 5 miliardi di dollari. Tra l'altro uno dei motivi qual è? Che per far girare ChatGPT, OpenAI, discorso di prima dei server, spende $700.000 al giorno, una barriata. Il problema è che è un consumo che è proporzionale, nel senso che se li raddoppiano gli utenti, li raddoppiano anche i costi. Quindi, tra l'altro, OpenAI, siccome ha grossi investimenti da parte di Microsoft, ha anche dei forti sconti sull'uso di Azure, che è la piattaforma cloud di Microsoft. Apple e Google stanno inserendo funzionalità di intelligenza artificiale che gli costano una bordata di soldi a livello di ricerca e sviluppo, a livello di costi anche lì dei server, eccetera, ma per non rimanere indietro l'uno rispetto all'altro, a livello di vendita di smartphone. La stessa Microsoft, ecco, Microsoft e Google per esempio sono gli unici che hanno cominciato a dire: vuoi l'intelligenza artificiale, mi paghi.
Per esempio, per avere Gemini Advanced, cioè la versione più figa di Gemini, Google chiede però 22 euro al mese. Ora, io voglio vedere chi paga 250 euro all'anno per poter chiacchierare con lo smartphone. Anche no. Questa roba qua rischia di diventare un problema, perché le abbiamo viste le bolle sul web, le abbiamo già viste di grosse esplodere e poi hanno delle ricadute grosse. In questo caso c'è anche un problema di filiera produttiva che coinvolge tutto il mondo industriale, e chiudo su questa, che è legata al mondo dei chip. Allora, accennavo prima al fatto che servono dei processori particolari, non sto a tediarvi con la definizione di calcolo parallelo, però in pratica per l'intelligenza artificiale funzionano meglio dei processori particolari che fanno calcolo parallelo. Finora erano i processori grafici, cioè quelli che di solito i computer usano per i videogiochi, i film, eccetera. Infatti Nvidia da novembre 2022, quando è uscito ChatGPT, Nvidia è un produttore di processori grafici, è salita in borsa del 660%. Però questo sta avendo un impatto anche sulla produzione dei chip, cioè tutte le nuove fabbriche stanno producendo sostanzialmente questo tipo di processori. Questa roba qua l'abbiamo già vista succedere, perché c'è stato un periodo in cui si facevano tutti i processori per i computer e a un certo punto ci si è resi conto che non c'erano più i chip, quelli stupidi. I chip stupidi che sono dappertutto, noi non ci rendiamo conto, ma nel frigorifero, nelle macchine, nelle automobili, figuriamoci, ci sono molto di componenti elettronici, semiconduttori. Avevano sbagliato a pianificare le politiche industriali, non c'erano più questi chip. Il risultato era che piccoli produttori di auto, tipo Mercedes o BMW, vendevano le automobili senza alcune funzionalità, perché non avevano i chip da mettere, dicendo poi ve le montiamo. Allora, questa roba qua, la corsa all'intelligenza artificiale, sta avendo un impatto anche sulle politiche industriali a livello globale. L'India, per esempio, è uno dei paesi che sta cercando di ritagliarsi uno spazio per creando fabbriche per la produzione di cibo per l'intelligenza artificiale. Se dovesse scoppiare la bolla, l'impatto quindi non è semplicemente qualche perdita in borsa, solamente potremmo dire come al solito, l'abbiamo detto, della speculazione è una bella idea, ma un impatto decisamente più forte sul lavoro. Allora, spero di essere stato abbastanza confuso. L'ultimissima cosa con cui chiudo è che, stante tutto questo, la regolamentazione, qua sto facendo l'alzata Michela, è qualcosa di fondamentale. Attenzione però, perché è difficile, perché siamo in un contesto globale e naturalmente non è vista bene. Io cito soltanto il fatto che Mario Draghi, al suo intervento al Forum Ambrosetti, qualche parolina l'ha spesa proprio per dire che l'Unione Europea sta esagerando nella normativa, nel normare intelligenza artificiale e tecnologie, e questo ci rende meno competitivi. Ora, poi bilancio adesso nel corso del prossimo oretta. Grazie, devo dire che il mio compito non è semplice perché Marco sa tantissime cose e quindi tenere il passo con lui non sarà affatto semplice. Io forse parlo anche di un argomento un po' più noioso che è quello della regolazione, però in effetti è un argomento cruciale perché appunto diciamo l'apertura di Raffaele è stata molto efficace perché sostanzialmente Raffaele ha già detto il tema, ce lo siamo detti anche prima di sederci qui. È un tema che ci riguarda profondamente, ma è un tema anche poco conosciuto per certi versi. E quindi, diciamo, c'è forse anche l'idea che effettivamente è un tema sul quale non c'è diritto, è un tema sul quale, diciamo, tutto è lasciato effettivamente alle imprese.
In realtà l'Unione Europea si è posta il problema della regolazione e noi a partire da fine luglio 2024 abbiamo un regolamento sull'intelligenza artificiale, quindi una legge sull'intelligenza artificiale che, dato che è contenuta all'interno di un regolamento dell'Unione Europea, è valida anche per noi, quindi non avremo bisogno di una intermediazione legislativa da parte dell'Italia o di altri paesi, ma è una legge che è valida a tutti gli effetti per noi ed è valida anche per le imprese che non si trovano in Europa ma che si trovano a commercializzare un prodotto di intelligenza artificiale che useremo in Europa. E quindi ecco la domanda, la grande domanda che in qualche modo chi sta studiando il regolamento si pone è se effettivamente questo regolamento sia un buon regolamento, ma per rispondere veramente dobbiamo capire da quale punto di vista lo guardiamo. Anzitutto, come tutti gli approcci regolatori, come tutti i regolamenti, riflette norme, valori e rapporti di forza che esistono a livello di una società, a livello globale. Quindi se questo è vero, significa che il regolamento sull'intelligenza artificiale, così come l'intelligenza artificiale, non è neutra, e quindi questo significa che non tutti avremo gli stessi benefici e non tutti sopporteremo gli stessi costi nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Questo perché chiaramente il grande tema che l'Unione ha dovuto affrontare è quale punto di equilibrio trovare tra la crescita dell'innovazione, quindi far crescere l'innovazione significa avere meno regole, o tutelare i diritti di chi utilizza l'intelligenza artificiale, quindi anche i nostri diritti. E in qualche modo l'Unione, diciamo, è solita sempre fare un bilancio che fosse al centro e quindi ha trovato in qualche modo le due parole chiave che in qualche modo ritornano nel regolamento e che hanno ispirato tutta la legislazione, che è approccio basato sul rischio e sistema di fiducia, che sono, si legano un po' insieme. Il grande problema che Marco, diciamo, ha evidenziato molto bene è quello dell'assenza di fiducia nella tecnologia e nell'intelligenza artificiale nello specifico. Questo crea un problema per le imprese, perché se non c'è fiducia rispetto a quel prodotto, manca il consumo di quel prodotto e quindi chi investe, le piccole imprese che vogliono investire sull'intelligenza artificiale, hanno in qualche modo, sono disincentivate a farlo. Ma anche per forse le grandi imprese non è forse così tanto un problema, ma certamente quello della circolazione del prodotto è un problema che riguarda l'innovazione, ma in qualche modo riguarda anche chi consuma quell'innovazione. E quindi creare un sistema di fiducia per l'Unione significa creare un mercato unico in cui un prodotto che esce con il marchio CE è un prodotto rispetto al quale noi possiamo avere automaticamente fiducia. Questo perché? Perché l'Unione ha adottato questo approccio che si fonda sul rischio. Un approccio che si fonda sul rischio è quello che, da un punto di vista di tecnica legislativa, si dice essere un approccio di tipo precauzionale. Uno dei grandi campi in cui è utilizzato è proprio l'ambiente, quello di cui abbiamo parlato poco fa, che abbiamo ascoltato, e che sostanzialmente guarda cioè che introduce un sistema di regole tanto più pesante quanto più un sistema può dirsi pericoloso. Quindi quanto più il sistema di intelligenza artificiale è destinato a impattare sui diritti, sulla salute e sulla sicurezza, tanto più quel sistema teoricamente dovrebbe essere imbrigliato da regole tali per cui il livello di pericolosità non si azzera, ma secondo l'Unione diventa sopportabile per i cittadini e per gli utenti. Quindi a partire da queste due, ecco, caratteristiche interviene il regolamento dell'Unione. È stato in realtà un processo, diciamo, molto lungo, perché si è avviato nel 2021 con una proposta della Commissione
ed è stato approvato solamente a marzo di quest'anno, quindi nel 2024, con tante incursioni proprio delle lobby di cui ci parlava Raffaella. Non so se sapete un po' come funziona il processo legislativo dell'Unione Europea, è molto diverso rispetto a quello nazionale, rispetto a quello italiano, perché teoricamente su quello italiano noi abbiamo una sorta di, diciamo, visualizzazione completa, perché i lavori parlamentari sono quasi sempre pubblici, e diciamo tutta la fase di emendamenti, quindi modifiche, chi li propone, rispetto a quale corrente politica fanno parte, ne abbiamo traccia. Nel processo legislativo dell'Unione Europea funziona in una maniera un po' diversa, cioè noi abbiamo una commissione che fa una proposta, cioè un organo che, di cui si compongono gli esecutivi nazionali. C'è poi una fase in cui intervengono altri due organi, il Consiglio e il Parlamento, che possono a loro volta fare delle controproposte rispetto a quell'atto che ha introdotto la Commissione. La sintesi di tutte queste proposte avviene però a porte chiuse. A porte chiuse per i cittadini, ma a porte aperte per chi appunto attraverso una lobby entra a far parte di quel processo legislativo. E quindi questo ha fortemente inciso sull'esito di quello che viene definito l'AI Act, cioè Artificial Intelligence Act, il regolamento sull'intelligenza artificiale, perché appunto soprattutto rispetto a quella che l'ultima generazione di intelligenza artificiale, quella di tipo generativo, ChatGPT, quindi quella che è in grado di produrre contenuti con l'interazione umana, quindi io chiedo a ChatGPT, banalmente io lo faccio tante volte, per esempio, di scrivermi una mail, dico alla chat, io ho bisogno di comunicare a questa persona che voglio prendere un appuntamento, darle queste informazioni, chiederle, diciamo, le do anche il contesto, dico, mi sto interfacciando con un professore universitario, con un medico, o mi sto interfacciando con un'amica, voglio che tu utilizzi un linguaggio, diciamo, di un certo tipo, mi chiedo magari a volte di tradurmela direttamente in inglese, ma questo è un utilizzo banale della chat, quindi di intelligenza generativa. Ci sono utilizzi molto più importanti, come appunto quello del campo del giornalismo, oppure tu hai citato il caso dell'intelligenza nelle scuole, è circolata la notizia appunto qualche giorno fa che ci sarà questa sperimentazione in alcune scuole italiane di utilizzo del sistema di intelligenza artificiale di Google, che è appunto Gemini. Gemini è un sistema di intelligenza generativa. Qual è l'impatto che l'intelligenza generativa avrà nelle nostre vite? In realtà è ancora sconosciuto, cioè, o meglio, non è pienamente conosciuto, e per questo, diciamo, ma è anche una delle forme di intelligenza che sarà più remunerativa. Per questo, per esempio, all'interno del regolamento, quella che è probabilmente l'intelligenza che più impatterà sulla sicurezza, sulla salute e sui diritti fondamentali è quella che ha ricevuto meno regolazione. Questo è per certi versi, ecco, forse paradossale. E quindi, tornando al modo in cui è stato appunto pensato il regolamento, se queste sono state le incursioni, quello che ne è derivato alla fine è un sistema di regole che varia a seconda del, non tanto del tipo di intelligenza artificiale, ma del contesto in cui verrà utilizzata. Perché il regolamento divide l'intelligenza, da una definizione innanzitutto di intelligenza artificiale, ci dice che cos'è l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è un sistema per cui si danno degli input, quindi si danno dei comandi alla macchina che sulla base di un algoritmo produrrà un risultato, e può farlo sia sulla base di semplicemente degli input che gli verranno dati, ma sia a andare a un certo punto per una strada propria, quindi che sfugge sostanzialmente alle indicazioni che noi abbiamo dato. Quindi effettivamente uno dei grandi problemi rispetto a quelli che sono i prodotti dell'intelligenza artificiale, l'output, è che noi non sempre riusciamo a capire come da un dato input siamo arrivati a un dato output. Quindi se noi abbiamo dato un'indicazione, cioè vogliamo che per esempio una macchina produce un testo,
un testo forse banale, ma qualsiasi altro tipo di contenuto, la catena di causalità ci sfugge. Quindi, data questa definizione di intelligenza artificiale, che forse per certi versi è una definizione molto ampia, il regolamento divide i sistemi tra quelli vietati, quelli ad alto rischio e quelli a basso rischio. I sistemi assolutamente vietati sono quelli, diciamo, che possono produrre una tecnica subliminale sul consumatore, quindi banalmente quelli rispetto ai quali noi non ci accorgiamo che incidono sulle nostre, insomma, sulle nostre scelte. I sistemi che fanno categorizzazione e identificazione biometrica negli spazi pubblici, i sistemi che vengono utilizzati per il social scoring, che è sostanzialmente una tecnica per cui sulla base della reputazione vengono assegnati dei punteggi e quei punteggi possono essere utilizzati all'interno di contesti privati, come per esempio nell'accesso ad un mutuo, per esempio bancario, o in altri contesti di tipo lavorativo. E quindi, data un elenco di intelligenze che vengono vietate, altri sistemi di intelligenza artificiale invece si utilizzano in altri settori, come l'educazione, come le migrazioni, come la partecipazione democratica, come il processo penale, penale o civile. Questi tipi di sistemi di intelligenza artificiale vengono definiti a rischio elevato. Vengono definiti a rischio elevato e significa che prima di poter essere, diciamo, immessi sul mercato, perché il regolamento guarda l'intelligenza artificiale come se fosse un prodotto, quindi come se fosse un giocattolo sostanzialmente, nulla di più e nulla di meno, una volta che il fornitore, quindi chi produce il sistema di intelligenza artificiale, rispetta le regole che il regolamento impone, quindi appone il marchio CE, allora quel sistema di intelligenza artificiale, sebbene sia ad alto rischio, può entrare nel mercato e può essere utilizzato in contesti soprattutto relativi alla pubblica autorità, quindi sistemi che possono essere utilizzati dallo Stato, dalla pubblica amministrazione o comunque in contesti che hanno un impatto elevato nelle nostre vite, dalla salute, appunto, come ho detto, ai sistemi di polizia, a quelli di giustizia. Quali sono le regole che chi costruisce un sistema di intelligenza artificiale ad alto rischio deve rispettare? Regole che si riferiscono alla documentazione tecnica, quindi tenere traccia di tutto quello che ha fatto per costruire quel sistema. Regole che si riferiscono alla trasparenza, cioè garantire che chi utilizzerà quell'intelligenza possa avere un'idea, grosso modo, diciamo, quanto più precisa possibile di quello che un sistema di intelligenza artificiale fa. Regole che si riferiscono al controllo dell'uomo sulla macchina, per cui un sistema non può mai essere, diciamo, lasciato funzionare a se stesso, ma ci deve essere sempre una possibilità di intervento dell'uomo sulla macchina. E regole che si riferiscono alle condizioni di cyber sicurezza, rispetto al quale Marco so che sei molto, diciamo, esperto. Ecco, allora, diciamo, la prima grande domanda che ci possiamo fare è se un sistema che rispetta queste regole è effettivamente un sistema del quale ci possiamo fidare. In realtà io una risposta a questa domanda non la so dare. Non la so dare non solo perché non sono un ingegnere, ma diciamo, quindi non sono in grado di capire, diciamo, se il fornitore ha effettivamente rispettato quelle regole, ma per una serie di motivi che cerco di definire. Il primo è quello per cui, una volta che il fornitore ha rispettato queste regole e prima di immettere l'intelligenza sul mercato, diciamo, quello che noi ci aspetteremo è che ci sia qualcuno che controlla che effettivamente il fornitore ha rispettato quelle regole. E invece qui il regolamento, diciamo, affida al fornitore stesso il dovere di autodichiarare di aver rispettato quelle regole. Quindi questo è il primo grande problema. Chiaramente, diciamo, noi abbiamo piena fiducia in tutti i fornitori di sistemi di intelligenza artificiale, ma forse ci sarà qualcuno che, diciamo, non ricambierà la nostra fiducia con la stessa qualità.
L'altro grande problema è che in realtà, leggendo le regole del regolamento sull'intelligenza artificiale, noi ci rendiamo conto che quelle regole sono più che altro dei principi. Ora, diciamo, cerco di farla molto breve. Chi studia da un punto di vista teorico, insomma, il diritto, dice che le regole si dividono in due grandi categorie, i principi e le regole vere e proprie. I principi sono quelle, diciamo, linee, valori, diciamo, di carattere generale, dalla quale noi possiamo ricavare tante regole. Per cui, per esempio, un principio che noi abbiamo su tutti è quello dell'eguaglianza sostanziale, ma è un principio rispetto al quale noi possiamo ricavare regole di varia natura, possiamo ricavare le regole che riguardano le azioni positive, per esempio introdurre le quote rosa banalmente all'interno della competizione elettorale, così come possiamo introdurre sistemi che in qualche modo, regole che incentivano la perequazione finanziaria tra i territori. Sono tutte e due ispirate all'eguaglianza sostanziale, ma il principio di eguaglianza non ci dice precisamente introduce un'azione positiva o introduce un sistema di perequazione tra territori. E lo stesso difetto lo hanno le regole del regolamento sull'intelligenza artificiale, ma con una grande differenza rispetto al principio di eguaglianza, che il principio di eguaglianza, diciamo, che noi ne pensiamo, insomma, singolarmente, collettivamente, del sistema della rappresentanza democratica, si fonda su quella che è la sovranità popolare, quindi tendenzialmente ci sarà un Parlamento, ci sarà un Consiglio regionale che in qualche modo cercherà di ricavare da quel principio una regola. Nel regolamento sull'intelligenza artificiale non avviene proprio allo stesso modo, perché il regolamento stesso ad affidare a delle organizzazioni di standardizzazione, che non sono il Parlamento europeo, la possibilità di specificare quelle regole. Quindi quello che effettivamente significherà documentazione tecnica, trasparenza, controllo umano, cybersicurezza, noi ancora non lo sappiamo, ma soprattutto verrà definito da qualcuno che noi non abbiamo, diciamo, eletto, che noi non conosciamo, rispetto al quale, diciamo, non abbiamo una capacità di essere rappresentati rispetto a quel processo di standardizzazione delle regole. E chiaramente questo è un grande problema, ed è un problema di democrazia, lo è, diciamo, semplicemente anche se noi guardiamo al sistema con cui l'Unione Europea stabilisce delle regole che entrano all'interno del nostro ordinamento, perché noi in questo caso facciamo affidamento ad un soggetto che è completamente fuori da quello che è il circuito che noi in qualche modo accettiamo da un punto di vista strettamente, diciamo, costituzionale. Quindi questo è un primo, diciamo, sono i primi livelli di difficoltà. Andando poi più precisamente e dentro al regolamento sull'intelligenza artificiale, io ne individuo almeno un altro, che è quello che la modalità con cui è, diciamo, costruita la regola sulla trasparenza e il corrispettivo diritto a dover chiedere a chi utilizza l'intelligenza artificiale di ricevere una spiegazione sul perché quel sistema mi ha dato quel preciso risultato. Mi spiego meglio, nel senso che quello che, diciamo, credo anche Marco in qualche modo ha detto nel suo intervento, è che appunto i sistemi di intelligenza artificiale si dividono in tante categorie. Quanto più un sistema di intelligenza artificiale riesce ad essere accurato, significa che tanto più ha alla sua base un sistema operativo complesso o che ha utilizzato una grande mole di dati. Quindi questo significa che quella capacità di in qualche modo capire come da un input siamo arrivati al risultato diventa tanto più impossibile. Da un punto di vista strettamente ingegneristico si stanno sviluppando delle tecniche che si chiamano di spiegabilità, quindi che cercano a ritroso di capire, diciamo, da un punto di vista empirico, da un dato input, qual è il determinato risultato.
ma se noi diciamo leggiamo la letteratura degli ingegneri, in realtà non c'è una comunanza neppure rispetto alla definizione di cos'è spiegabilità, e quindi noi non sappiamo effettivamente fino a che punto queste tecniche riescono a dirci quanto effettivamente c'è questo rapporto di causalità tra input e output. Quindi questo c'è un primo livello di difficoltà che è proprio, diciamo, della macchina. Se poi noi guardiamo al regolamento, qui diciamo vorrei prendere gli appunti perché è una cosa che mi sono segnata, diciamo la parte sulla trasparenza è contenuta nell'articolo 13, e qui nell'articolo 13 c'è scritto che il fornitore del sistema di intelligenza artificiale deve garantire che il funzionamento interno del sistema di intelligenza artificiale sia sufficientemente trasparente e sia tale da consentire a chi lo utilizza in modo commerciale, che diciamo nel gergo del deployer, di interpretare l'output e di utilizzarlo adeguatamente. Ora diciamo, capite bene, che è sufficientemente trasparente e utilizzarlo adeguatamente sono, diciamo, categorie forse talmente larghe che capire bene dove vuole arrivare l'articolo 13 è difficile stabilirlo, ma questo, diciamo, fa parte di quel primo problema che abbiamo individuato, cioè che saranno le società di standardizzazione a dirci che cos'è sufficiente e che cos'è adeguato. Quindi questo, diciamo, è un problema, questo che invece voglio dire è un altro, e cioè che all'articolo 13 c'è un corrispettivo articolo 85, cioè che il diritto di chi in qualche modo è cittadino o comunque di un utente che si ritrova a dover subire una decisione che viene data da un sistema di intelligenza artificiale, può essere il caso del colloquio di lavoro per cui io vengo esaminato sulla base di un algoritmo, così come può essere un servizio che io ricevo da una pubblica amministrazione che si appoggia su un sistema di intelligenza artificiale, perché forse la frontiera, diciamo, a noi più vicina dell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale è la pubblica amministrazione, non altri sistemi, quindi qualcosa che ci riguarda molto da vicino nella proprio erogazione dei servizi. E l'articolo 86, che è il corrispettivo dell'articolo 13, quindi è quello per cui io posso chiedere a chi ha utilizzato quel sistema di dirmi perché, per esempio, secondo la macchina di intelligenza artificiale, io ad esempio non ho diritto a ricevere una determinata prestazione dall'INPS, quindi voglio chiedere alla macchina perché ha dato questo esito. L'articolo 86 dice che l'utilizzatore ha diritto a chiedere una spiegazione chiara e significativa. Ora, tra spiegazione chiara e significativa e output adeguatamente informativo c'è una simmetria forte, per cui io ho diritto a chiedere di più rispetto a quello che chi utilizza sa. E questa simmetria è una simmetria, diciamo, al momento che è enorme, non so se verrà mai colmata, però banalmente io, diciamo, è come se avessi un diritto grande, ma a chi lo devo andare a chiedere ha una capacità di rispondermi davvero minuscola. E quindi questa è una contraddizione effettivamente molto forte. Ora, diciamo, potrei raccontarne altre, però credo forse sia anche giusto dare spazio al dibattito e dare in qualche modo risposte a interrogativi che non so se vi sono sorti, ma insomma, penso che abbiamo messo abbastanza cose sul tavolo. C'è qualcuno? Marco? Allora, in questi giorni si è parlato per via traverse anche del concetto di regresso storico, eccetera. Cioè, siamo di fronte invece a una progressione in termini tecnologici. Però quello che mi stavo chiedendo era se la invenzione o la reinvenzione della realtà attraverso i social, rafforzata dall'intelligenza artificiale,
in termini della comunicazione, in termini di giornalismo, in termini di gestione del potere, di parte di queste cose, da un certo punto di vista tecnologicamente si porta avanti, da un altro punto di vista ci porta indietro un'epoca premoderna nella quale sulla questione di fiducia tu hai fiducia soltanto in ciò che vedi direttamente e dalla narrazione delle persone dalle quali ti fidi. Punto. Questa era la prima cosa. Però l'altra cosa era un commento sull'arresto di Pavel Durov di Telegram. Beh, vado. Allora, sulla questione dell'uso dell'intelligenza artificiale nella comunicazione e la disinformazione, i famosi deepfake, cioè i falsi indistinguibili, io trovo che ci sia un falso problema e invece un problema che nessuno si sta ponendo. Cioè, falso problema è che stiamo andando esattamente in quella direzione. A me è capitato di intervistare Marina Catucci, che era la corrispondente da New York del Manifesto. Stavamo parlando del ruolo della tecnologia nelle presidenziali statunitensi. E siccome dicevo che in Italia si c'era molto rumore riguardo di fake su Kamala Harris che bacia Trump, Kamala Harris vestita da dittatore comunista, eccetera, lei mi ha risposto: guarda, gli Stati Uniti se ne fregano tutti, perché ormai hanno deciso che i fake, cioè, passano e vanno e li vedi. E quindi quella era la linea, un problema, perché secondo me finiremo tutti davvero di nuovo a fidarci soltanto di quello che vediamo in prima persona o ci riporta una persona di cui ci fidiamo noi. Per noi giornalisti, secondo me è una bella cosa, vuol dire che dobbiamo essere bravi, se no non ci crede la gente, i lettori o ascoltatori o ascoltatrici. Io il fenomeno che sto vedendo invece, che mi preoccupa molto, un po' collaterale a questo, è una deriva moralizzatrice in cui quei famosi guardrail, cui accennavo prima, innestano un meccanismo delirante. Cioè, faccio un esempio. A un certo punto era partito questo specie di concorso cretino su un social in cui generavano con l'intelligenza artificiale delle immagini di personaggi di cartoni animati che pilotavano l'aereo che andava a schiantarsi contro le torri gemelle. Il mondo si è indignato, va bene, la risposta è stata: mettiamo un guardrail in Dolly che impedisce di fare quelle immagini. Allora, adesso non si può più generare un'immagine in cui ci siano le torri gemelle, o ci siano addirittura le guerre cucine a New York. Cioè, ogni volta che qualcuno fa un uso sconsiderato dell'intelligenza artificiale, mettono la toppa. Ora, se noi pensiamo che il problema sia lo strumento e non l'essere umano che ha fatto quella cretinata, stiamo sbagliando di grosso e soprattutto stiamo facendo una cosa pericolosissima, perché stiamo dando il controllo di quello che si può fare o non si può fare, si può dire o non si può dire, ma nemmeno al governo autoritario, a una maledetta SPA. Cioè, che è esattamente quello che succede con i social network. Qualche giorno fa il comitato, non mi ricordo come si chiami, di Facebook, Meta, ha deciso bontà sua che non è istigazione all'odio dire Palestina libera dal fiume al mare. Sì, però l'ha detto un SPA portato al NASDAQ, ma sul serio volevano dire questa parola. Quindi, cioè, secondo me lì dobbiamo porci questo problema. Su Pavel Durov la faccio brevissima, ti rimando spesso a gugliare sui podcast di Radio Popolare, ma parlate in maniera un po' più... signor mio, è un casino, cioè nel senso che stiamo parlando di un social network molto complesso, Telegram non è solo un sistema di messaggio. Riassumo, sapete tutti chi è Pavel Durov e cosa è successo? Pavel Durov, fondatore di Telegram, che è come WhatsApp per mandare messaggini, russo, in realtà ha quattro passaporti, russo, francese, emiratino, irino, non mi ricordo come si dica, e un paese dei Caraibi. Lui ha fondato il Facebook russo che si chiama Contact, poi si è entrato in conflitto col Cremlino, ha ceduto il controllo di quel social network e è andato in una sorta di esilio volontario.
ha fondato Telegram. Telegram è un sistema di messaggistica, ma anche i canali, i gruppi, cioè gli sistemi di comunicazione, vengono usati anche da criminali, per la pedopornografia, eccetera. Telegram però ha sempre avuto una logica per cui se un governo gli chiede dei dati sui suoi utenti, non gli dà. Questo perché arrivava dalla Russia di Putin, è una cosa abbastanza sensata. A fine agosto, non si è capito bene perché, Pavel Durov ha deciso di atterrare quel progetto privato in un aeroporto di Parigi. Non si capisce perché, perché sapeva benissimo che c'è un mandato d'arresto su di lui, valido solo in Francia. È stato arrestato con una serie di accuse, tra cui complicità in pedopornografia, istigazione al terrorismo, traffico d'armi, traffico di droga. Vabbè, un'altra ridicola sulla gestione della criptografia di Telegram. Poi è stato rilasciato con una cauzione da 5 milioni di euro, che per lui sono come 3 euro per me, perché ha un patrimonio di 15,5 miliardi di dollari. Non penso gli interessi molto sta roba. E si è urlato alla censura, eccetera. Allora, il mio giudizio è che molto probabilmente ha combinato qualche casino e prima di farsi arrestare da qualche altra parte ha deciso che il posto migliore dove farsi arrestare fosse la Francia. A me l'unica cosa che fa un po' strano è che si stava vociferando a ottobre di una quotazione in borsa di Telegram. Telegram al momento è l'equivalente di Messenger, con una valutazione sui 30 miliardi di dollari. Il fatto che a un mese e mezzo dalla quotazione in borsa sia successo questa roba qua, secondo me avremo ancora tanto da scrivere su questa cosa. Quindi io non lo considero né il paladino del libero pensiero, perché lascia parlare tutti, nemmeno un paladino della privacy, perché in realtà dal punto di vista tecnico Telegram non è così sicuro, i messaggi non sono crittografati, che ne pensano le persone? Se non si fa una chat segreta, provo di fare. Non sono crittografati, quindi sono tutti in chiaro. Quindi, la risposta è buona alla fine, dopo tutto questo lavoro, questa è sempre complicata. Sarebbe interessante, no, io vorrei chiedere invece, perché una cosa divertente è, Telegram ha detto a un certo punto della società, noi siamo in regola con il DSA, il Digital Services Act dell'Unione Europea. Tutti i giornali l'hanno riportata, ma non hanno riportato una cosa, che Telegram dice di essere in regola perché a lui non si applica, perché deve avere almeno 45 milioni di utenti sul territorio dell'Unione, loro ne hanno 41, prossima loro, hai capito? Quindi io ti chiederei, forse su questa roba qua, se le leggi europee possono servire per le leggi, non so quanto tu l'abbia sentito. Mi faccio una bella domanda. allora, rispetto a questo, effettivamente questo è uno di quei casi di autodichiarazione che in qualche modo creano delle falle enormi. E poi proprio uno di quei casi di approcci precauzionali, per cui diciamo noi presumiamo che tanto più una cosa è grande, tanto più è pericolosa, ma non è vero l'inverso, cioè non è vero che diciamo banalmente più piccola allora significa che non sia pericolosa. Lo stesso diciamo per i sistemi di intelligenza artificiale, a maggior ragione per le piattaforme, perché il Digital Services Act e quel regolamento diciamo dell'Unione Europea del 2022 che regola tutto quello che avviene nell'ambito dei servizi digitali da parte delle piattaforme, quindi tutto quello che riguarda la comunicazione da appunto il sistema delle fake all'informazione. E quindi si basa anche questo su regole tanto più importanti quanto più le piattaforme sono, si dice, very large platform, quindi quando hanno un numero di utenti particolarmente significativo. E quindi in questo caso, diciamo, è inattaccabile la posizione. Non so, forse se c'è qualcun altro da cui faccio il nome a caso, Maria Francesca vuole dire qualcosa, perché anche lei ne sa molto. Solo una piccola aggiunta, ovviamente non vi devo aver detto Michela, però il DSA non sono fatti per fare quello che noi speriamo facciano. Cioè il Digital Markets Act serve per tutelare la concorrenza all'interno dei mercati della rete. Ovviamente tutelare la concorrenza serve a tutelare gli attori economici più piccoli,
ma non significa tutelare né la nostra privacy né la nostra libertà di espressione, semmai qualche obbligo di condivisione, di apertura, di dati, di trasparenza, eccetera, è previsto a favore delle altre imprese, non è previsto a favore delle persone di creare, per esempio, delle condizioni di dati che possono essere utili per l'interesse pubblico o di aprire per la pubblica scienza come funziona l'algoritmo e simili. Sono previsioni che riguardano i rapporti tra le aziende, perché ovviamente quello non ho spiegato benissimo, è un po' l'interesse dell'Unione Europea. Il Digital Services Act è ancora più interessante perché in realtà proviene da quelle regole che gli intermediari, le piattaforme, Facebook, Twitter, eccetera, si erano dati da soli. Cioè, di nuovo il problema reputazionale, diceva prima Michela, sotto le elezioni europee c'era il timore che si potessero diffondere fake news e che questa cosa inquinasse la fiducia, ancora una volta, nei processi democratici, perché i sistemi democratici devono non solo essere democratici, ma anche sembrare democratici. E quindi per questo timore che si stava diffondendo, la Commissione europea ha facilitato un processo di autoregolazione delle maggiori piattaforme, che hanno deciso di darsi delle regole che giammai servono a democratizzare la governance, democratizzare il governo delle piattaforme, a farci sovranità sui dati, insegnarci come magari ci autogestiamo nella gestione delle informazioni, eccetera. Sono regole che servono soprattutto ad assicurare la trasparenza dei proventi pubblicitari, senza ovviamente dal punto di vista politico in modo neutrale, quindi lo chiedono a destra come a sinistra, infatti poi è stato noto il caso di Casapound, però sono sostanzialmente tutte quelle regole che le piattaforme si sono date da sole, oppure poter segnalare, non la voglio fare troppo lunga, però segnalare dei contenuti su cui poi le piattaforme continuano ad avere pieno diritto di accettare o non accettare la segnalazione. Quindi di fondo sono una serie di regole cosmetiche, una serie di regole per far vedere, appunto per mostrarsi, questa accezione di fiducia che significa far vedere, dare a vedere più che effettivamente garantire i diritti. Sostanzialmente queste regole sono le stesse che si erano già date le piattaforme che sono state poi tradotte nel regolamento dell'Unione Europea. Quindi ancora una volta, appunto, io dico sì, non solo non lo prevede, ma non voleva prevederlo. Quindi questo è il motivo per cui si applica le piattaforme molto ampie, perché in entrambi i casi l'Unione Europea sta pensando al mercato, non sta pensando ai nostri diritti. Ci sono ok, tre persone, andiamo, se avete alzato la mano in contemporanea, quindi chiedo prima davanti. Grazie. Allora, volevo chiedere a Marco, qualche tempo fa, poco tempo fa, ho chiesto a ChatGPT come possiamo far terminare la guerra Russia-Ucraina. Allora, mi viene fuori una risposta molto articolata, bella, complessa, eccetera, eccetera, in cui alla fine sostiene che una soluzione diplomatico-politica sarebbe auspicabile e così via. Io mi chiedo se quella stessa domanda gliel'avesse fatta un funzionario della NATO, la risposta sarebbe stata la stessa, oppure sarebbe stato tipo: raddoppiamo, aumentiamo l'invio di armi a Kerensky per far terminare la guerra. Cioè, il ChatGPT tiene conto del soggetto che fa la domanda. Prendiamo un po'. Allora, diciamo, da economista sono rimasto colpito dal fatto che una delle materie prime fondamentali per far funzionare l'intelligenza artificiale sono i dati. Ho appreso, come molti di voi, che l'Europa ha ceduto i dati sui cittadini europei a Israele. Che cosa ne sapete? Perché è stato possibile legalmente una cosa del genere? E che rischi corriamo, visto che Israele non è per molti di noi una società
insomma, democratica, cioè il rischio è enorme. Antonio, scusa, quali dati c'è? I dati dei cittadini europei. Lo so io. Allora io, Michela, che so occuparsi anche di migranti e diritto d'asilo, volevo chiedere, proprio perché alcune applicazioni dell'intelligenza artificiale avranno a che fare con, per esempio, vergognose norme recenti di cui l'Unione Europea si è dotata rispetto, per esempio, alla scansione del corpo per i minori, ma molto minori, per immagazzinare i loro dati ai fini della prevenzione dell'immigrazione clandestina e quant'altro, e visto che queste erano reputate a rischio dal punto di vista giuridico, appunto, se ci facciamo un ragionamento sopra. Per Marco invece la domanda riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel genocidio in Palestina, e dici qualcosa di questo. Grazie. Ok. Vado io. Allora, l'algoritmo capisce chi ha davanti, minimamente e limitatamente, nel senso che quando noi abbiamo una conversazione con un chatbot, che è come viene definito l'ambiente in cui scambiamo, abbiamo uno spazio, diciamo, di conversazione in cui la chatbot capisce cosa le chiediamo, cioè noi possiamo elaborare la richiesta. Possiamo dire: io sono un generale della NATO e secondo te come dovrei fare? C'è un limite però che è dettato dal numero di token che riesce a lavorare. Un token, per capirci, più o meno una sillaba. Le prime versioni di ChatGPT-3 ne tenevano qualche migliaio, adesso i sistemi più evoluti arrivano a un milione di token, un milione di sillabe, si riesce a fare un bello scambio con l'intelligenza artificiale. Lì emerge anche un problema di privacy, nel senso che l'ipotesi di tenere in memoria le vecchie conversazioni che si hanno avuto con ChatGPT, in modo che lei ci riconosca, sappia cosa ci interessa, e attenzione, sappia cosa ci piace, perché quegli algoritmi sono tutti fatti per assecondarci. Perché molte delle allucinazioni che hanno sono dovute al fatto che cercano di compiacerci. Quindi, se io gli chiedo se ci sarà la rivoluzione, finalmente dico sì. Probabile. Se ha capito come sei tu, sì. Qual è il problema? Poi tutti quei dati per cui ChatGPT ha deciso che Marco sarebbe contento di avere la rivoluzione, poi magari dipende da Windows e sono meno contenti, cioè nel senso sono meno condiscendenti e hanno meno voglia di compiacere. Quindi quello è un problema sul quale si sta dibattendo, perché molte aziende dicono: possiamo fornirvi un servizio migliore se teniamo in memoria le informazioni, le vostre informazioni, e altri dicono: ma col cavolo che ti tieni in memoria le mie informazioni, che mi sembra un approccio sensato. Il tema dei dati in Israele, mi sono perso, Antonio, hai ragione, eccolo là. Allora, in realtà, ho letto tutto quella notizia, non erano dati particolarmente sensibili, sono dati forniti nel pieno rispetto del GDPR, quindi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati, esattamente come quelli che potrebbero avere gli Stati Uniti o altri. Quindi la valutazione su Israele, diciamo che è molto personale, nel senso che Israele viene addirittura considerata semi-europea dal punto di vista legale e commerciale, quindi non mi stupisce il fatto che siano stati trasferiti dei dati, però stavamo parlando di dati comunque commerciali che hanno raccolto delle società israeliane rispettando il regolamento europeo. Quindi non c'è dietro nessuno scandalo. Poi io non sono tranquillo, e adesso spiego perché Roberto, quando parlava dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte di Israele, si riferiva all'utilizzo di Lavender. Lavender è un algoritmo, un sistema di intelligenza artificiale che è la dimostrazione di tutto quello che diceva prima Michela sulla nebulosità del regolamento dell'AI Act, cioè ora vi spiego come funzionava la vendita.
La rende un sistema che Israele ha utilizzato per identificare gli obiettivi umani all'interno della società Gaza. Che cosa ha fatto in buona sostanza? Ha preso le informazioni, considerate che Israele ha tutti i dati dei palestinesi, quindi le telefonate, i social network, è tutto registrato. Ha profilato i membri di Hamas e l'idea era: adesso tu, algoritmo, trovami tutti quelli che hanno comportamenti uguali a questi che io conosco come membri di Hamas noti e che io voglio uccidere. Tutti quelli che corrispondevano a quel profilo sono diventati obiettivi. Dentro questa roba qua c'è di tutto, nel senso che c'è intanto un uso assolutamente sconsiderato dell'intelligenza artificiale, perché hanno fatto anche degli errori tecnici, nel senso che hanno messo dentro nel campione, mettiamola così, hanno messo dentro anche non combattenti armati, ma hanno messo dentro gente che lavorava nelle istituzioni di Hamas, sapete che lì è una situazione ibrida, quindi non è che siano tutti col Kalashnikov in mano, c'è anche gente che si occupa di gestire l'amministrazione banalmente della striscia di Gaza, quindi i risultati dell'algoritmo facevano schifo. Si è innescata, c'è una bella richiesta di 972, che è un team di giornalisti, in realtà sono degli israeliani pacifisti, molti ex militari. C'è una bella richiesta che si trova, l'ho pubblicata manifesto integralmente, solo online si trova, in cui spiegavano, hanno intervistato dei militari israeliani, dicevano che questo per loro dal punto di vista psicologico è stata sostanzialmente una delega al mondo, all'algoritmo. Cioè loro non si preoccupavano assolutamente di verificare se gli obiettivi erano segnalati fossero effettivamente dei combattenti o dei bersagli legittimi, l'aveva detto l'algoritmo, andava bene. L'unica cosa che facevano era bombardarli, punto. E il metodo che utilizzavano, fra l'altro, era quello di bombardare le case di notte, perché era più alta la percentuale che ci fosse. Tra l'altro, nello stesso articolo si spiega anche che Israele, con un decreto d'emergenza, ha definito addirittura una proporzione fra vittime civili e obiettivi legittimi, una cosa che variava a seconda, chiamiamolo, del punteggio dell'obiettivo. Cioè, per un galoppino di Hamas si potevano ammazzare 20 civili insieme a lui, con la bomba, per un importante anche 200-300, quindi abbastanza agghiacciante quella roba lì. E secondo me è la dimostrazione quello che si stava dicendo prima del problema delle AI Act, cioè questo sistema di intelligenza artificiale, che fra l'altro, se volete, io non mi ricordo mai il nome, ma mi sono preso l'appunto da qualche parte, ok? Se volete capire come si legano le cose, tra l'altro uno degli strumenti di intelligenza artificiale che sta utilizzando Israele a Gaza è stato sviluppato da Darktrace. Darktrace è una società di... come non sei lo sicuri, ma è una filiale di Darktrace in realtà, che usa l'intelligenza artificiale, il cui proprietario era Mike Lynch. Mike Lynch è quel miliardario inglese che è morto nel naufragio della Bayesian davanti a Palermo. Poi se ne parla. Sì, è un bel intreccio di cose a livello di cronaca. No, dicevo che il modello che è stato utilizzato per individuare gli obiettivi non è niente diverso da un modello di intelligenza artificiale che si utilizza per il marketing sui social network. Cioè, il modello di base del prodotto commerciale è lo stesso. Se io gli dico, individuo tutte le persone a cui piacciono i gattini bianchi e rossi, utilizzo lo stesso strumento che sto utilizzando. Quindi, quello è uno dei grossi limiti, a mio giudizio, delle AI Act, è che quando identifica l'intelligenza artificiale come un prodotto con delle finalità predefinite, no, lo usi come vuoi. Sì, sono d'accordo. E invece, rispetto alla domanda sul settore di intelligenza artificiale e migrazione, allora, l'immigrazione rientra in uno di quei punti che l'Artificial Intelligence Act dice che sono ad alto rischio, quindi teoricamente che dovrebbero rispettare quelle regole che diciamo prima ho un po' descritto, prima di essere messi sul mercato.
Però non tutti i tipi di sistemi di intelligenza artificiale vengono classificati come ad alto rischio, perché appunto poi all'interno del regolamento per settori sono indicati i casi di utilizzo, per cui viene classificato ad alto rischio il poligrafo. Il poligrafo è quel sistema che praticamente è una sorta di macchina della verità. Vengono identificati come ad alto rischio i sistemi che fanno la verifica dei documenti alle frontiere, i sistemi che sono destinati in qualche modo a essere utilizzati per affiancare chi fa le interviste nell'attraversamento della frontiera, e quei sistemi, diciamo, il grande tema è che tanti sistemi che riguardano l'immigrazione non sono entrati nell'alto rischio. Per esempio, non sono ad alto rischio fino al 2030 i sistemi IT su larga scala, che sono tutti quei sistemi che raccolgono i dati alle frontiere e che riguardano la banca dati del sistema Schengen, quindi quelli che riguardano sostanzialmente le espulsioni e la pericolosità, e i sistemi che raccolgono i dati riferibili a chi attraversa, quindi l'ingresso. Quindi tutte quelle, esatto, questo calderone di dati che è una bella banca dati, fino al 2030 per esempio non è ad alto rischio. Non sono ad alto rischio i sistemi che guardano alla sorveglianza delle frontiere. Banalmente, un sistema di sorveglianza delle frontiere potrebbe essere un sistema che allerta Frontex dell'esistenza di un naufragio, quello dovrebbe essere un sistema ad alto rischio, non è catalogato come tale. Il grande scandalo che è successo in fase di Triloghi è che a un certo punto le cosiddette macchine della verità, che diciamo a noi sembrano forse qualcosa che riguarda le film di fantascienza, in realtà sono state sperimentate. C'è stato un momento in cui negli aeroporti di Ungheria, Lettonia e Grecia è stato sperimentato un sistema che si chiama Air Border Control, che sostanzialmente è un sistema di intelligenza artificiale che dall'intervista al migrante, al richiedente asilo, a seconda, diciamo, delle espressioni facciali, ricava un'emozione e da quell'emozione ricava sostanzialmente se quella risposta è vera o falsa. Diciamo che è forse un'aberrazione più totale, perché questo, diciamo, implica tutta una serie di cose. Implica che, prima di tutto, diciamo, noi riconosciamo una validità a queste macchine, cioè noi riconosciamo che da un'espressione facciale io associo un'emozione e che da quella, diciamo, espressione facciale sia un'espressione facciale comune a tutti, quindi diciamo che abbia anche una proiezione interculturale, diciamo, quindi c'è proprio una cosa su cui dobbiamo metterci d'accordo, cioè effettivamente una macchina della verità può dirci qualcosa e fino a che punto, e soprattutto dobbiamo dirci se una macchina della verità può dirci qualcosa rispetto a un diritto fondamentale, perché chiaramente chi si trova, diciamo, al valico di frontiere è banalmente una persona che gode, diciamo, di un diritto base, che è quello di non essere respinto, il non regolamento. Quindi, indipendentemente dal fatto che tu voglia o meno chiedere asilo, diciamo, hai quantomeno diritto ad avere la vita salva. C'è poi la questione del diritto di asilo, che è un diritto molto più complesso dell'espressione facciale che, diciamo, io posso o meno fare a seconda dell'intervista. E quindi quello che era un sistema che a un certo punto il Parlamento aveva deciso doveva essere vietato, dopo i triloghi è entrato tra i sistemi che possono essere utilizzati. E questo banalmente perché c'è una quantità di soldi che l'Unione ha investito nella ricerca di questo tipo di sistemi che, diciamo, ci dice probabilmente che in realtà saranno sistemi largamente utilizzati. Poi, diciamo, al di là della classificazione nell'alto rischio o nel rischio basso, l'altro problema che ci porremo una volta che effettivamente il regolamento entrerà in vigore, perché per ora il regolamento è pubblicato, ma non entra in vigore, diciamo,
tra 6 mesi avremo il sistema dei divieti. Però c'è il paradosso che le autorità che devono sorvegliare i divieti entrano in vigore tra un anno. Per ora diciamo. Invece l'alto rischio, diciamo, entrerà in vigore tra tanto. Però il vero tema qual è? Effettivamente classificare un sistema ad alto rischio è la panacea, cioè nel senso noi possiamo dire che se è un sistema ad alto rischio e quindi se effettivamente il fornitore ha rispettato tutte quelle regole, così come dichiara di aver fatto, questo in qualche modo mette in salvo poi effettivamente l'effettività del diritto. Questo, diciamo, per ora non so se ce lo possiamo dire apertamente che un sì o per un no, però non possiamo figurare dei dubbi. Giusto? Mi hanno una doppia domanda. La prima è, per quanto riguarda la questione che parlo prima delle morti all'interno dell'Unione Europea, non potrebbe esserci dei lobby popolari che entrano dentro per facilitare determinate decisioni politiche? E la seconda è, stavo pensando a Wikipedia, ho letto tempo fa, si era scoperto che era iperneutrale nei risultati, nel senso che con una quantità di persone che si mettono a scrivere le pagine, l'articolo iniziava neutrale, tipo pagine di Gesù Cristo, che potevano avere oggettivamente persone ipercristiane che la mettevano dentro, ma persone assolutamente atee, la pagina diventava neutrale. Quindi, a quantità di persone, le pagine sono vengono meglio. Quindi mi chiedo, nell'intelligenza artificiale, a quantità di dati immessi, il risultato non potrebbe risultare più neutrale? Perché prima si diceva la questione che le risposte potrebbero essere diverse se i dati trattati sono ipoteticamente di destra o di sinistra. Ma se prendi tutti i dati, il risultato non potrebbe essere più neutrale? Mi chiedo. Allora, sulle lobby in realtà, diciamo, non ci so dare una risposta precisa, però ti posso dire che per esempio si è aperta ad agosto un sito, diciamo, per le intelligenze generative, quindi per ChatGPT, c'è un sistema di regolazione che si baserà su codici di pratica, quindi su un sistema di regole che viene definito comunemente dagli interessati. Ed effettivamente, diciamo, l'application era una, diciamo, l'applicativo che l'Unione Europea ha aperto era un applicativo aperto a tutti, quindi anche individualmente, diciamo, si poteva fare domanda e quindi partecipare alle riunioni. Quello che poi effettivamente, diciamo, accadrà, non possiamo saperlo, ma in qualche modo possiamo, diciamo, dare un'indicazione. Rispetto invece alla questione dei dati, quindi tu dici quanto più dati mettiamo, effettivamente tanto più dovremmo in qualche modo presumere di avere una risposta, diciamo, neutrale. Questo è forse vero, ma diciamo, in realtà io non sono un informatico, però parlando un po' con gli informatici, quello che ho capito è che il sistema di intelligenza artificiale soffre molto, diciamo, banalmente il modo in cui è addestrato. Quindi c'è un momento in cui o è eccessivamente addestrata o un momento in cui è sottoaddestrata. Il risultato è che effettivamente, diciamo, per poter addestrare bene una macchina bisogna spenderci tanto tempo. Quindi forse questo può essere un indicatore sul fatto se o meno il sistema viene addestrato bene, tant'è che molti sistemi di intelligenza si autoaddestrano, per cui effettivamente diciamo, potrebbe funzionare che o sono io a dare alla macchina una serie di immagini per cui voglio che riconosce quando una bandiera è rossa e quando una bandiera è nera, e quindi faccio tanti esempi fino a quando la macchina riesce a riconoscerlo, tanto che, diciamo, io non spendo questo tempo, ma chiedo alla macchina di autoaddestrarsi. Quindi su questo effettivamente l'Unione non impone una regola, diciamo, su sé, o ti dà, diciamo, l'indicazione che i dati devono essere quanto più possibile rappresentativi,
ma una specifica su quanto devono esserlo nel regolamento non è contenuta. Scusa, prima di passare la parola a Marco, io sapevo che comunque Wikipedia non funziona esattamente come ChatGPT, perché c'è chi controlla e lega tra le voci, verifica che ci siano le fonti. Allora, secondo me il paragone era azzeccato, nel senso che Wikipedia ha proprio questa logica, nel senso che è la cosiddetta saggezza delle folle, cioè nel momento in cui tutti hanno la possibilità di revisionare quello che è stato pubblicato e criticarlo, dicendo intanto capita per esempio su pagine di Wikipedia che ci siano delle parti, c'è scritto questa parte del contenuto è stata segnalata come faziosa piuttosto che... allora, lì c'è un problema grosso, perché ora cerco di dare l'idea della complessità di come funziona l'intelligenza artificiale, perché è anche quello che crea una difficoltà nel regolamentarla e nel capire come usarla. Allora, c'è una parte di addestramento, come si riferiva anche, in cui tu insegni alla macchina a camminare, poi questa corre da sola, e lì è dove impara a leggere e scrivere, per capirci, e disegnare e riconoscere le immagini. Poi c'è tutto il tema di quello che ti può raccontare e quello lo pesca in giro su internet o sui dati che gli hai dato. Cioè, se gli hai dato tutta la bibliografia mondiale, ti potrà rispondere su Hemingway con una certa precisione. Qual è il problema? Che tutta questa roba qua è a altissimo rischio di inquinamento. Allora, proviamo a immaginare una cosa. Se io pubblico 30 milioni di pagine web in cui metto delle assolute falsità, ChatGPT la registra e non è che lo possiamo controllare, perché se io quelle pagine le pubblico bianco su bianco, cioè metto una fotografia e poi metto 50.000 battute scritte col colore bianco su bianco, io e te non la vediamo, cioè GPT sì. Quello, ad esempio, è un altro dei problemi sulla sicurezza. L'altro problema è che GPT può essere presa in giro, fregata. Faccio un esempio, è uscito l'altro ieri la notizia di due hacker che sono riusciti a fare in modo che ChatGPT facesse una delle cose che lei è vietata da uno dei famosi guardrail, cioè dare per esempio le istruzioni su come costruire delle bombe artigianali o addirittura delle mine antiuomo. Cosa hanno fatto semplicemente? Non hanno pubblicato il prompt in gergo è l'istruzione, quello che sia, però hanno spiegato concettualmente cosa sono riusciti a fare, sfruttando il fatto che sia sempre più lunga la possibilità di interagire. Hanno fatto una sorta di gioco con ChatGPT, quindi hanno detto scriviamo un romanzo ambientato in un mondo distopico, a un certo punto uno dei personaggi doveva difendersi in qualche modo e quindi pian pianino sono riusciti ad avere le istruzioni per fare degli ordini utilizzando materiale che si trova nei casi di chiunque. È questo il problema, cioè che e soprattutto quando dicevamo che è molto complesso il sistema perché impara da sola, in gergo viene chiamato una black box, cioè gli stessi creatori degli algoritmi di intelligenza artificiale non hanno la minima idea di come funziona. Infatti a me fa molto ridere quella parte della IEA, cioè l'avrebbe cancellata, o metterci sotto un LOL grosso come una carta, che scusate è la risata in gergo, semplicemente una grossa risata per dire devi dire come sei arrivato a questo risultato. Non ne hanno la minima idea, non la possono avere. Esatto, cioè è più o meno come i derivati, nel senso il concetto è lo stesso, perché a un certo punto tu non sai più su cosa hai investito, hai scommesso su 250 cose condizionate da 100.000 fattori, vai a capire perché poi hai fatto bancarotta. Ecco, stessa identica cosa, lì dentro c'è un algoritmo che ha rielaborato per qualche milione di volte dei dati, aggiungendone altri, aggiungendo gli stessi dati che ha avuto lui, io voglio vedere il programmatore che ti dice no, guarda, ti ha risposto così perché. Assolutamente possibile. Posso aggiungere una cosa sulla questione di Wikipedia? Cioè, prima di tutto, Wikipedia è Wikipedia perché è open, cioè chiunque può contribuire, passate come con ChatGPT o con altre tecnologie di intelligenza artificiale.
E questo è un enorme tema del digitale, cioè è fatta meglio una cosa che è fatta da un'impresa che si è curata particolarmente bene di farla, o è fatta meglio una cosa magari di persone volontarie o pagate da piccole imprese, insomma tutto un universo plurale di persone che però sono tante e quindi ci hanno messo tanti occhi, tanti approcci e punti di vista. Quindi da questo punto di vista ovviamente l'attenzione è da fare sia l'intelligenza artificiale che la produzione delle fonti. E poi c'è l'esempio di, cioè, la quantità di dati sicuramente è uno dei fattori che rende più accurata l'intelligenza artificiale. Tant'è vero che è il motivo per cui Google è capace di comprendere molto bene quali sono i tuoi interessi. Però è vero anche che in tanti casi questo può avere dei pregiudizi, i cosiddetti bias. Per esempio c'è stato un famoso caso Compass di un sistema che veniva usato per prevedere la recidiva nei casi di crimini, quindi che probabilità aveva una persona di rifare un crimine se l'aveva fatto, e si è scoperto che questo sistema sbagliava di più le persone nere e sbagliava in peggio, cioè tendeva a considerare i recidivi più spesso delle persone bianche. E quindi questo perché? Perché questi sistemi, al di là di quanti dati, con quanti dati fossero allenati, erano allenati soprattutto con dati di persone bianche e quindi erano meno accurati con altro tipo di persone. Quindi ovviamente la quantità di dati è sicuramente un fattore importante. Però secondo me la qualità, comunque soprattutto ovviamente nel caso di situazioni non maggioritarie che devono essere tutelate, ovviamente ha la sua rilevanza altrettanto importante. Quindi questo sempre per dire che poi sono fenomeni molto complessi. Posso aggiungere una cosa su questo? Cioè, per capire per quanto sia difficile intervenire, parlando di bias, hanno messo degli altri guardrail dicendo: tuo algoritmo devi essere inclusivo, quindi multietnia, eccetera. Quando hanno lanciato Gemini, il sistema la prima versione del quello di Google, ci siamo alzati dalle risate perché per essere inclusivo, eccetera, eccetera, faceva i soldati nazisti neri, i nativi americani biondi, cioè delle robe veramente fuori da me. Perché il problema è che è una roba tutta complicata, quando parlano a correggere, pasticci clamorosi, ma ogni tanto ci sono delle cose davvero esilaranti. Non so se mi sarà capitato di vedere i famosi deepfake in cui c'erano le mani con 6-7 dita. Ma perché ci dimentichiamo sempre che l'intelligenza artificiale, io faccio parte di un collettivo a Milano che si chiama Mina. Abbiamo rubato il nome da un libro di Kate Crawford, che è un acronimo, è né intelligente né artificiale. L'intelligenza artificiale è terribilmente fuorviante, cioè non è intelligente, non capisce niente. Capiamoci, è un complicato sistema di meccanismi statistici che ci dà l'illusione, un po' di prestigio, ci dà l'illusione di capire cosa diciamo, ma soprattutto non ha la minima idea di quello che sta rispondendo. Risponde delle cose perché sa che dai dati che ha avuto, di solito quelle parole sono in quella sequenza, di solito le immagini sono fatte in quelle modi. Quando all'inizio cercavano di spiegargli come riconosce un gatto, gli hanno dato in pasto tutti i meme che c'erano su Facebook. Quando poi gli hanno detto genera un gatto, la prima versione di intelligenza artificiale ci metteva dentro anche le scritte, che poi non erano delle scritte, però siccome aveva visto tutti i meme in cui c'era il gatto, però c'erano anche delle scritte, per l'intelligenza artificiale il gatto aveva le scritte, per forza. Quindi, cioè, è questa, secondo me, la cosa più importante è che dovremmo avere la consapevolezza del fatto che è un giocattolone che può essere terribilmente utile se lo si fa per usi specifici, ma questa follia di pensare che possa diventare l'oracolo che fa tutto, è fuori là, grazie a Dio. Io ho provato, abbiamo fatto degli esperimenti in redazione, perché ci hanno detto provate a usare l'intelligenza artificiale per un disastro totale, cioè scrivere in una maniera che un giornalista di Locascia Calci ci viene a mettere dentro degli errori marchiani, e poi la parte divertente è se provi a dirgli scrivimi un articolo come sei un giornalista italiano, o provate italiano specializzato in quello. La differenza tra italiano e non italiano è che scriveva malissimo, cioè
tutta una roba zigogolata con 200 decibel prolissa, quindi vorrei capire, a parte che ChatGPT per esempio mi sembra che il dataset comprenda solo lo 0,4% di materiale italiano, infatti se voi andate a guardare molti algoritmi, in realtà se vi trovate in una situazione dove avete una connessione un po' lenta, ve ne accorgete, ne avete fatto con Bing, fai la domanda in italiano e si vede che la traduce in inglese, cerca la risposta in inglese e poi riproduce in italiano. Infatti una delle scommesse deve essere quella di creare i modelli di linguaggio europei o addirittura autoctoni, visto che l'istituto usa in Italia, faremo sicuramente un dataset autarchico sovranista. Sono le 19.04, se nessuno o nessuna ha qualche domanda si può chiudere. Va bene? Va bene.